Avvocato, sono qui coniugi Bonfiglio. Va bene, Marica, li faccio entrare. Buongiorno, allora, Simone Bonfiglio e Paola Pagnotta. Sì, avvocato. Ho letto che volete separarvi. Perché? La nostra storia non funziona più, io questa cosa non la posso accettare. Non funziona più, da quando? 8 ore. 8 ore? Sì, guarda, non funziona più niente. Guarda, non so che cazzo ha schiacciato sto cretino, guardi. Io non ho fatto niente, la storia l'hai creata tutta, l'ho detto che non lo dovevamo usare questo Huawei. Huawei. Avvocato, prova a dire, Huawei. Cosa mi fate dire? Comunque, siamo nel 2018 e non ci si può separare, per questo c'è una soluzione a tutto. No, non c'è una soluzione a tutto, ho chiesto anche a Salvatore Aranzulla. Quando ti bloccano le stories su Instagram, è finita. Ma non può essere solo per questo motivo. No, sì, è per questo motivo. Lei pensi che noi abbiamo un profilo di coppia su Facebook, Paola Bonfiglio e Simone 2018? Oh, in caso di separazione io voglio sapere gli amici a chi vanno. Stanno una settimana con me, una settimana con lui? Io le amiche sue che se fanno le unghie non le voglio. Sono belli gli amici tuoi che prendono di bala a fantacalcio. Allora, avvocato, come la mettiamo? No, come faccio a saperlo? In caso di separazione, eventualmente gli amici sceglieranno con chi di voi stare. No, avvocato, gli amici non scelgono, gli amici si conquistano, ha capito? E lei mi pare di capire che non vuole essere nostro amico. Sentite, io non ho tempo da perdere, tra l'altro non tratto neanche queste cose, quindi vi consiglio di rivolgermi a un altro avvocato. Cosa? Avvocato, non lo faccio incazzare! Ma senta, avvocato, ma pensa veramente che noi veniamo dalla montagna del sapone? Secondo lei perché abbiamo scelto lei? Abbiamo scelto lei perché l'abbiamo trovata sui social? Lo sa sua moglie che lei su Skype si fa chiamare Gattino Nero e ma che chatta con una certa Clarabella Araujo da Lopez del Rio? Ma cosa dite? Ero io! Con l'UAO come cazzo si chiama? E lo sa sua moglie che su Skype lei fa vedere il suo cazzo floscio da avvocato penalista pensando di chattare con una trans brasiliana? Come così vi rovinate? Bingo, avvocato! Io e mia moglie siamo i Bonnie High Cloud! Lei è un cretino! Vuole che mettiamo il suo bel cazzetto nelle nostre stories di Instagram e su quelle dei suoi amici? Eh? Così diventa un influencer? Del cazzo? Che fa, collabora o chiude la busta? Collaboro. Bene, adesso lei va sul suo profilo e scrive "Sono un coglione" per 5 mesi, 5 volte al giorno, prima e dopo i pasti. E pensi che lei sarà il primo ad avere un profilo triplo, lei, sua suocera e Agucchiara! Agucchiara! E dovrà postare 2 gattini al giorno a 50.000 euro. Fai 56 così cambiamo quel uovo e quel cazzo di iPhone. Ah, sento un favore personale, me lo fa. C'è sta ragazzetta che c'è all'ingresso, che ha ancora il contratto da stagista. Glielo vuole fare un contratto a tempo indeterminato, che sono 2 anni che fa la pole dance per pagarsi gli studi. Non si può permettere nemmeno un viaggio a Vasto. Siete delle meravigliosi menti geniali. Senta, avvocato, lei non ha capito. In questa stanza lei sarà anche il leone, ma sul web lei è la pecora e noi siamo lui. Capito la citazione dell'avvocato del diavolo?